Ciao a tutti, allora come vi avevo promesso in tanti video fa, oggi vi mostro lo struccante di Colistar, l'acqua micellare in azione, che è questa qui. Io in un mio video passato, per quanto riguardava tutta quella serie di polemiche, avevo detto che ogni qualvolta io avessi utilizzato un prodotto che mi era stato inviato, l'avrei scritto. Con questa qui non so che fare. Perché io il giorno stesso che mi è arrivato il prodotto dall'azienda, io mi ero comprata quest'acqua, quindi questo qui si può dire che è ancora quello lì mio, quindi vabbè, comunque sia, faccio la review per chi gli interessa e sto amando, nonostante io lo stia utilizzando da parecchio tempo, sono un leone, dicevo, nonostante io lo stia utilizzando da parecchio tempo, perché comunque ne basta poco. Ora, per prima cosa devo andare a togliermi i ciuffettini di ciglia finte. Ah, però forse è meglio che prima tolgo un po' di... Vabbè, prima mi strucco prima. Calcolate, ho un trucco bello pesantuccio oggi. Molto pesantuccio, direi. Cosa faccio? Ne prendo un po' e la metto sul dischetto. E basta poca. Guardate, io la metto sull'occhio, quindi semplicemente l'appoggio. Qui avevo la base, poi le matite e sopra gli ombretti. Qui devo cercare di togliermi i ciuffettini. Avevo anche... Aia, i ciuffetti di ciglia finte. E questa qui va bene sia per le labbra che per gli occhi. È molto delicata. Io ho calcolato la pelle degli occhi davvero super delicata. Quindi se ci ripasso 2 o 3 volte per sfregare, la mattina dopo mi sveglio con un occhio gonfio. E con questa qui non mi succede. Ora dovrei cercare il primo ciuffetto. No, no. Qui c'è. Toglie anche il trucco waterproof. È una cosa fenomenale. Perché la colla duo... Aia, è qualcosa di assurdo. Ah, per le ragazze che mi chiedono come si fa poi a togliere le ciglia finte una volta che si sono messe, cioè, basta prenderle e tirare. Vado a togliere anche i residui di colla, tanto questa me li toglie. Ed ecco qui la mia metà viso struccata. Ed è bastato un solo dischettino. Ok, quindi ora vabbè, devo andare a pulirmi meglio qui l'attaccatura delle ciglia, però come vedete sono completamente struccata. Che differenza. E quindi niente, questo era per mostrarvi le grandissime doti di questo struccante. Io mi ci sto trovando benissimo, cioè veramente almeno non utilizzo più tonico, crema, cavoli. E dopo però io mi sciacquo il viso. Io sempre dopo aver utilizzato degli struccanti mi sciacquo il viso perché preferisco far respirare la pelle quando posso, insomma. E niente, con questo è tutto, io spero di esservi stata utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao!